Salve! Per la serie Una lettura al giorno, oggi vi voglio proporre due scritti. Uno che è proprio di questi giorni, dedicato al Covid-19 e soprattutto a come è stata gestita un po' tutte le varie comunicazioni. Sì, chiamarlo semplicemente coronavirus è estremamente riduttivo, insomma, diamogli il nome che si merita. E l'altro invece è stato scritto durante l'epidemia di peste del 1800. E gira da fine gennaio, no, almeno da ottobre-novembre. Nasce dalla zuppa di pipistrello. Ma qualcuno ci mette pure i topi. Ma quale zuppa? È stato creato in laboratorio dai cinesi. Sì, il laboratorio, ma l'hanno creato gli americani. Americani e francesi. No, i russi, è stato Putin. Sì, ma è tutta colpa dell'inquinamento. L'incubazione è di 2-5 giorni, ma in alcuni casi anche 14, fino a 27 in rari casi. Il contagio avviene solo per via aerea. Non abbiate paura degli oggetti. E sugli oggetti si ferma anche 24 ore. Sterilizzate gli oggetti. No, sterilizzate le mani con la mucchina. La mucchina non fa niente. Uccide i batteri, non il virus. Il paziente zero è lombardo. No, tedesco che è stato in Lombardia. Ma l'ha contagiato una cinese. Forse il focolaio lombardo è autoctono. Il distanziamento di 1 metro è sufficiente. No, no, servono 4,5 metri per stare sicuri. Sì, ma chiudete le finestre, può arrivare anche con il vento. La mascherina vi protegge. Sì, ma solo quella con filtri particolari, FFP3. Ottime anche quelle FFP2, le altre no. No, no, vanno bene tutte, anche quelle con la carta da forno. E tanto col caldo se ne va. No, è un virus che muta. Muoiono solo gli anziani con patologie pregresse. E contrordine, muoiono tutti. I bambini sono immuni. No, ha colpito anche un bambino. Siamo vicini alla cura, a Napoli. No, a Seattle, Cuba e in Israele. No, ma Trump vuole comprare il vaccino tedesco, ma i russi hanno già un farmaco che funziona da anni. Sono tutte cure che alleviano ma non curano. Mettete i guanti. Ma ci vogliono i tamponi. No, non abbiamo i tamponi. No, mancano i laboratori. No, i tamponi non sono una strategia utile. Il picco arriva questa settimana. No, arriva il 25 marzo. Nessuno può dire quando ci sarà il picco. Ma una cosa possiamo dirla. Andrà tutto bene. E adesso la poesia del 1800. E la gente rimase a casa e lesse libri e ascoltò e si riposò e fece esercizi e fece arte e giocò e imparò nuovi modi di essere e si fermò e ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra e la gente cominciò a pensare in modo diverso. E la gente guarì. E nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra, così come erano guariti loro. Arrivederci, ci vediamo domani con una nuova lettura all'impronta che così arriva, come arriva il vento quando apri la finestra.